intervista. Per me anche questo è un momento, diciamo, rituale con Antonio Motteran, che è, diciamo, uno dei, credo, fondatori del cantiere, si può dire, che ha fatto il suo intervento. Mi diceva, appunto, cogliendo l'invito del presidente Pierpaolo Segneri di diciamo, parlare con un occhio sovverso i giovani. Ecco, di cosa hai parlato, Antonio? Quello che questa mattina abbiamo ascoltato da parte di autorevoli oratori ha riguardato tutta la tematica europea e sono uscite molte considerazioni e di molte cose che io non conoscevo. E quindi ciò mi ha consentito di fare un collegamento tra i contenuti che sono stati espressi e questi giovani che intorno a noi sappiamo fanno fatica a trovare il loro posto di lavoro, la loro posizione, fanno fatica a guardare con una certa fiducia al futuro. L'Europa del mio tempo era un'Europa che diceva sempre di sì a tutto e la vedevamo come un sogno, qualcosa che ci avrebbe portato tanto in avanti, e adesso l'Europa sta parlando con tanti no, quindi impedisce questo, impedisce quello. E quindi sono emerse una serie di considerazioni tra le quali mi ha punto quella riguardante una battuta, ma anche il coraggio delle idee. Cioè, nella politica quello che si sta notando è accontentarsi di un po' tirare a campare, dandosi da fare in modo intelligente, in modo pragmatico, in modo rispettoso, in modo regolamentare, in modo istituzionale, ma andando molto piano. Allora, pensando che il tempo passa e che i giovani invecchiano come è capitato a me, secondo me se vogliamo preoccuparci dei giovani dobbiamo dire a loro: partecipate di più alla politica, datevi da fare perché l'Europa somigli di più a voi. Questa cosa del coraggio, delle idee è una cosa, adesso involontariamente l'hai tirata fuori, ma è un tema che abbiamo, diciamo, toccato nell'intervista a Vincenzo Scotti, che ci ha parlato del coraggio che ci volle all'epoca, diciamo, stiamo parlando del tardo dopoguerra, instillare uno spirito europeista nei partiti politici di allora. Erano pochi che avevano questa visione e la maggioranza non era certo, all'interno della politica, non era certo, diciamo, conquistata, ecco, da questo spirito. Poi piano piano, ecco, queste persone coraggiose, ovviamente gli esempi maggiori sono Spinelli, Colorni, ovviamente Rossi, che hanno aperto la strada. Probabilmente oggi forse anche questa politica ha meno coraggio, perché certe cose che dovrebbero essere maturate invece restano sempre un eterno divenire. E in questo caso si parlava di Europa, sembra addirittura che si stia invertendo la tendenza. Questa politica fatta anche da giovani un po' sembra essere troppo timorosa, non credi? Sto osservando questo, però io ho una grande fiducia. Giambattista Vico ci ricorda che esistono i cicli e i ricicli nella storia, e quindi abbiamo visto che il risorgimento è stato fatto dai giovani, che la resistenza aveva tanti giovani, no? Nel periodo in cui bisognava tornare alla democrazia in Italia. Allora adesso, dopo questi anni in cui la tecnologia ha sconvolto il nostro modo di vivere con il web, con tutte le nuove tecnologie, con il digitale e tutte le velocità che sono aumentate da tutte le parti, siamo stati tutti un po' rimbalzati. Adesso la confluenza dei popoli con le migrazioni, insomma, siamo in una fase dove si sta tutti ribollendo dentro questo grande pentolone del mondo europeo. Allora io, credendo molto che è vero quello che dice Giambattista Vico, dico ai giovani: sentite, parliamone insieme, noi siamo disposti a parlare con tutti noi del cantiere, però abbiate fiducia sui valori dell'Europa. L'Europa dei grandi valori ha fondato la democrazia, ha fondato molte arti, ha saputo costruire dei valori fondamentali che hanno poi costruito tutto il sistema americano. E per quale motivo non aver fiducia in questo e reinventarci con un ciclo nuovo, un nuovo patriottismo?
riuscire a inventarci un patriottismo europeo. A suo tempo c'è stato il patriottismo francese, tedesco, italiano e altri paesi in Europa, ma anche spagnolo, ricordo. Ma perché non inventarci un patriottismo europeo? E secondo me è tanto bello. Io credo che questo sia abbastanza vicino, credo che Altiero Spinelli sia un ispiratore, penso che il federalismo europeo sia una pista, una strada. È naturale che bisogna essere disposti, dopo le comodità di queste nuove tecnologie che ci hanno tutti alterato e ci hanno affascinato, adesso bisogna tornare con i piedi per terra. Non più pensare che la vita è facile, ma sapere che la vita è una conquista. L'Europa sarà una conquista, però ai giovani dico, non aspettatevi che siano gli anziani a costruirla. Gli anziani non ce la fanno più. Siete voi che dovete fare la nuova politica e avere il coraggio delle idee. Il cantiere e tutti coloro che hanno buona volontà sono vicini ai giovani per riuscirci. Perfetto, con questa esortazione chiudiamo. Antonio Motteran sicuramente ci ha detto due parole giovanili, sicuramente non certo da persona diciamo avanti con gli anni, ma sono parole veramente di esortazione, come un giovane direbbe a un altro giovane. Grazie, grazie davvero, grazie, Antonio. Grazie.